Cari amici di Canicatti Web, ben trovati a questa ennesima puntata della Finestra sulla città. Oggi ho un ospite molto ma molto particolare, proprio per gli argomenti che con ella tratteremo, e quindi vi anticipo che si tratta di una donna, si tratta di Chantal Beltrami. Benvenuta Grazie. Chantal. Noi siamo amici ancora prima che tu venissi in trasmissione, perché Chantal è un'insegnante yoga e tante cose di cui adesso parleremo, perché con te c'è veramente l'imbarazzo della scelta, delle cose di cui parlare. Intanto, benvenuta a questa nostra trasmissione, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Ecco. Allora, Chantal si occupa nello specifico di yoga, ma si occupa ancora più, per entrare nello specifico ancora di più, si occupa di yoga della risata. Che è una cosa straordinaria, perché buttata così sembrerebbe, come dire, cosa da poco. Invece è curioso scoprire che la risata, voglio dire, che tutto sommato è quello a cui aspiriamo un po' tutti, cioè dire, sia chi la produce sia comunque chi ne riceve gli effetti. La risata fa parte della nostra vita, della nostra giornata. Più si ride, meglio si sta. Più endorfine si secernono, più anticorpi si riescono ad avere. Chantal, perché yoga della risata? Allora, innanzitutto, come hai detto tu, una cosa importante, basta pensare che i neonati la prima forma di comunicazione che hanno qual è? O il Risa pianto o la o la... risata. Esatto. E che poi crescendo dimentichiamo l'importanza della risata, strumento molto semplice, alla portata di tutti. Io credo tantissimo in questa tecnica. All'inizio sono entrata un po' così per gioco e la vedevo come una cosa anche un po' all'inizio superficiale. Mi sono poi resa conto che non è per niente superficiale, non è una nuova tecnica New Age così che è stata inventata, ma ha dei fondamenti scientifici molto importanti perché ci permette ridere in una determinata maniera, quindi durante le sessioni ridere in una determinata maniera attraverso gli esercizi risata, quindi in maniera continuativa, ci permette, come dicevi tu, di secernere quelle sostanze che sono importantissime per star bene. Infatti si dice che ridendo noi produciamo quella che viene chiamata la chimica della felicità, beta endorfine, ossitocina, addirittura produzione di cellule natural killer, che sono cellule antitumorali, riduzione dei livelli di cortisolo, regolazione dei livelli di adrenalina. Potremmo stare qua a parlare un sacco sui benefici. E in particolare noi nelle sessioni cosa facciamo? Aiutiamo le persone a riscoprire questo strumento, perché tutti abbiamo questo potenziale dentro, con delle tecniche precise. Sono veri e propri esercizi di risata. Quindi noi attraverso la dinamica di gruppo, quindi riscopriamo quella giocosità tipica dell'infanzia che un po' tutti abbiamo dimenticato, guardandoci negli occhi riusciamo ad attivare i neuroni a specchio e quindi creare questo stato di Stai benessere. parlando di una risata indotta, però. Sì, Ecco, e assolutamente facciamolo questo sì. distinguo, Sì, perché ci stava sì, ci stiamo arrivando. Io mi permetto di interromperti perché arrivando. Sì. mi piace, come dire, curiosare tra i meandri di questa scienza che è davvero curiosa, se vogliamo. La risata indotta è una risata diversa da quella prodotta casualmente, cioè io vedo inciampare una persona, mi produce una risata, io sento una barzelletta, mi produce una risata. E le sedute che invece, alla quale tra l'altro una volta Hai ho partecipato, sì. partecipato, ho assistito anch'io, invece le sedute alle quali si partecipa, organizzate dal tuo gruppo, inducono ad una risata con una tecnica ben precisa. Ne vogliamo Sì, perché parlare? la mente non riconosce una risata indotta da una risata vera, quindi all'inizio diciamo si interviene un po' forzatamente, dopodiché, dopo che si parte, diciamo, la nostra mente non riconosce che la risata era finta all'inizio, era stata indotta, quindi produce lo stesso il nostro corpo tutti quegli ormoni del benessere. Quindi cosa facciamo noi? Per avere questo però dobbiamo ridere per 15-20 minuti di seguito. E come? Non prendiamo in giro nessuno, tu l'hai visto l'altra volta, non raccontiamo le barzellette, non guardiamo film comici, ma semplicemente con degli esercizi di risata e attuiamo quella che è la respirazione yogica o pranayamica, quindi mettiamo in funzione il diaframma, perché ridendo il diaframma in maniera Chiaro, naturale è si vero. attiva, mentre nella vita di tutti i giorni noi respiriamo in maniera sbagliata, clavicolare, quindi tutto lo stress, le tensioni sono riportate a questa parte che abbiamo spesso Chiaro. dolorante.
Invece in quella maniera noi spontaneamente muoviamo il diaframma, quindi alla fine di una sessione già i benefici a livello cardiocircolatorio si vedono, perché c'è una migliore ossigenazione del sangue, delle cellule, abbiamo addirittura anche la riduzione dei livelli di glucosio nel sangue, insomma un sacco di benefici. Che poi ho notato, perdonami sempre se ti interrompo perché tu susciti in me parecchia curiosità, poi ho notato una cosa, avendo come dire assistito una sera a questo tipo di incontro, ecco, ho notato che la risata è contagiosa, cioè la risata si trasmette, no, come la freccia all'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Perché la risata è contagiosa? Perché ha questo potere di contagio da una persona ad un'altra, superando anche, come dire, la palizzata della logica, perché a volte si ride anche illogicamente perché si è rimasti contagiati. Si attiva il neurone specchio, quindi magari in un gruppo ci saranno un tot di persone che magari ridono in maniera facile, un tot di persone che sono resistenti, però guardando gli altri si attiva il neurone specchio e quindi si parte tutti a ridere. Chiaro. È questo quello di cui ci facciamo forti. E poi una cosa particolare è che all'interno della sessione insistiamo sul fatto che dobbiamo cercare di mettere a tacere noi la parte sinistra del nostro cervello, quindi la parte razionale, l'ingegnere, quello che ci controlla, che attenzione è una parte molto importante perché ci permette di condurre la vita, di organizzare, di lavorare. Però durante la sessione noi diamo sfogo alla parte destra, quindi quella parte... La parte più imbecille, diciamo, sì, volgarmente. La parte poetica, la parte creativa, quella che è stata dimenticata. Quindi ci permettiamo di attingere al nostro bambino interiore, che è stato relegato, messo in un angolo, perché i problemi della vita quotidiana, le tensioni, lo stress, ci hanno fatto dimenticare la parte più vera di noi stessi. La tua esperienza, proprio in questa direzione, cosa ti ha portato in qualche modo a considerare quando una persona si avvicina ad uno dei tuoi corsi? Perché tu farei prima anche uno studio, se vogliamo, posturale della persona che partecipa ad una tua riunione. Che cos'è che cerchi di andare a, come dire, a toccare? Quale corda cerchi di andare a toccare affinché quella persona che magari è molto più restia di altre nel lasciarsi andare ad una risata possa anche lei, come dire, usufruire di questo momento di gioia, di giocosità? Si incontrano tantissime resistenze, perché io penso, ho capito negli anni, perché all'inizio anch'io ero resistente, molte volte mi trovavo a partecipare a delle sessioni, però c'era quella parte di me che mi diceva, ma che fai? Mi sentivo quasi stupida, quindi c'era questa... Che è la prima sensazione che si prova. Assolutamente sì, la prima sensazione, perché siamo tutti impegnati in un ruolo che ci dà la società, che ci dà il sistema. Quindi questo ritornare bambini in una maniera così proprio semplice, non siamo abituati a questo. C'è lo spazio ancora per trovare il tempo per una risata, secondo te? Assolutamente sì. E il club nasce proprio per questo, dà la possibilità alle persone di acquisire questa pratica, diciamo, come si fa in palestra, io dico allenamento alla felicità. Perché noi creiamo nuove connessioni neuronali, come quando andiamo in palestra, alleniamo i muscoli. E tra l'altro tu hai anticipato un concetto. Credo che in Inghilterra abbiano messo il Ministero della Felicità. Ah, fantastico. L'hanno istituito proprio da poco. È il Ministero alla Felicità, cioè è un ministero che si occupa comunque della quantità, se vogliamo utilizzare questo termine, di felicità di cui può usufruire la popolazione. Quindi tu, diciamo, hai anticipato un po' nei tempi quello che il governo inglese ha già individuato nel Ministero della Felicità. Tu potresti aspirare a essere ministro. Ah, fantastico. Vabbè, in Occidente noi arriviamo sempre dopo, mentre in India lo yoga della risata, Asia Yoga, è una pratica, diciamo, qui i maestri, gli insegnanti di yoga hanno dato molto, diciamo, si sono molto applicati su questo, perché comunque la felicità e la gioia sono al centro delle pratiche devozionali, quindi loro sono stati prima di noi avanti, cioè su questa cosa ce l'hanno insegnato loro. Chiaro. Perché secondo loro chi ride è saggio, perché riesce ad affrancarsi da tutti gli eventi della vita, con la sua consapevolezza riesce a distaccarsi da quello che gli accade. Quindi fluire con quello che ci accade con una consapevolezza diversa. Quindi partecipare alle sessioni significa acquisire
un modo di vivere, una visione diversa. Quindi non significa che io non avrò più problemi e faccio il giullare dalla mattina alla sera, no, ma nel momento in cui nella mia vita ci saranno delle difficoltà, io avrò un atteggiamento diverso. Con te è riuscita, cioè ha cambiato la tua Sì, vita, il tuo assolutamente approccio, la tua visione della vita. sì, assolutamente sì. Com'era la tua visione della vita prima che tu ti avvicinassi a questa tecnica, a questa filosofia, a questo modus vivendi, se vogliamo? Allora, sono sempre stata molto ottimista nella mia vita, quindi per me il bicchiere è sempre stato mezzo pieno, mai mezzo vuoto. Però dentro di me c'era un qualcosa che frullava, che mi faceva riflettere e pensavo tra me e me, ma non è tutto qua, cioè non può esistere solo questo. Cioè andavo alla ricerca di un qualcosa, ma non capivo cosa. Quindi quello che mi mancava era la connessione con la mia parte vera, il mio vero sé. Che il percorso yoga mi ha permesso di, diciamo, sto scoprendo, no? Di scoprire, perché ancora la strada è lunga. E lo yoga della risata mi ha fatto invece trovare, diciamo, il contatto con quella mia parte bambina che o avevo dimenticato, forse non avevo mai pienamente vissuto, perché non tutti nella vita abbiamo vissuto momenti di gioia o di gioco particolare. Voglio dire, sì, delle infanzie tranquille, c'è chi non le ha avute, le infanzie tranquille, quindi quel momento di gioco, di leggerezza, poi magari si dimentica da grandi. Invece lo yoga della risata mi ha permesso di andare a pescare questa mia parte bambina, che per me è stata una riscoperta, che ho poi approfondito con il corso per diventare insegnante yoga per bambine. Anche lì ho contattato la mia parte bambina. L'insegnante yoga per bambini è un'altra declinazione della disciplina dello yoga, come lo è anche quello della risata, perché lo yoga ha mille declinazioni, no? Principalmente però non dobbiamo confondere, noi abbiamo lo yoga, l'hatha yoga, che è insomma lo yoga classico. Lo yoga della risata più che altro lo chiamerei una tecnica che ha delle cose in comune con lo yoga, cioè la respirazione, il pranayama. Ma non è yoga puro, allo No, stato puro. assolutamente no, la definirei più una tecnica che yoga. Però diciamo hanno usato questo nome perché comunque ci sono tutti questi esercizi di respirazione e quindi vanno in comune con lo yoga. Io ti ho voluto incontrare proprio questa sera perché domani, poi nel percorso di montaggio, voglio dire, le date molto probabilmente non coincideranno, ma io domani avrò ospite una persona che fa il comico, cioè che si occupa di fare ridere le persone, per cui in maniera quasi, come dire, conseguenziale, propedeutica, mi piaceva stasera parlare proprio della risata, come dire, come concetto in sé. Domani affronterò con chi in effetti della risata ne ha fatto, come dire, un motivo di vita nel cercare di produrla negli altri, perché poi il comico chi è? Chi si inventa mille castelli per poter produrre la risata negli altri, no? Cioè, è generoso per eccellenza il comico. Voler regalare una risata è anche, come dire, un'azione di generosità, o no? Sì, assolutamente. Infatti questa tecnica è stata messa a punto da un medico indiano, Madan Kataria si chiama. Lui si occupava anche di una disciplina che si chiama gelotologia, che studia gli effetti benefici del buon umore, quindi sull'essere umano. Allora, cosa fece questo medico? Prese 4-5 persone, si riunirono in un parco di Mumbai in India e iniziarono a raccontarsi le barzellette. Questo medico si accorse che questa cosa faceva benissimo alle persone, erano tutti entusiasti. Però dopo un po' di giorni c'era sempre questa risata condizionata alle barzellette, quindi non andava bene perché poi a lungo tempo le barzellette, insomma, non sempre puoi avere tante Certo. barzellette o comunque magari diventavano di cattivo gusto. Ed è stato lui a mettere a punto tutti questi esercizi di risata. Infatti oggi, dal 1995 ad oggi, ci sono 110 paesi del mondo che praticano yoga della risata e più di 20.000 club, anche in Italia ce ne sono tantissimi. Non sono mai abbastanza in un mondo così triste, direbbe Assolutamente, qualcuno, eh? assolutamente, ma ci sono tanti esempi degli effetti benefici della risata sugli esseri umani. C'è uno scrittore famosissimo, Norman Cousin, che circa negli anni 70 si ammalò di una gravissima malattia, la spondilite anchilosante. Lui cosa fece? Rifiutò il protocollo tradizionale, quindi qualsiasi medicinale, si richiuse in una stanza e guardava film comici e candid camera dalla mattina alla sera. Si accorse che ridendo lui riusciva a dormire per 2 ore di seguito senza avere dolore e lui è guarito da questa malattia. Poi assumeva alte dosi di vitamina C che riducevano lo stress.
ha scritto un libro importantissimo, Anatomia di una malattia, dove lui parla proprio questo, di questo, insomma, di questi effetti dell'umorismo sull'essere umano. Infatti ci sono tantissimi studi ormai, anche l'apnea, la psiconeuro, endocrino, immunologia, dice che ci sono delle correlazioni tra emozioni, psiche, il sistema immunitario e il sistema nervoso. Quindi i fattori psichici influiscono sui fattori biologici. Guarda, parlare con te è veramente un toccasano, perché oltre a, come dire, a suscitare il buon umore, sei una fonte inesauribile di informazioni, tutte molto interessanti, che dovremmo in qualche modo, come dire, scrutare e approfondire tutti noi, perché molto spesso siamo presi da questo vortice, molto spesso anche insignificante se vogliamo, che ci porta ad essere stressati, stanchi, eccetera eccetera. Voglio consumare un altro passaggio dell'attività che Chantal porta avanti. Noi parlavamo prima che tu ti occupi anche di laboratori di mandala, non so se ho detto... Sì, correttamente l'accento va sulla prima... Anche se di mandala? Poi, sì, anche se poi comunemente magari si usa la parola mandala, però corretto è mandala. È mandala, sì, mandala, quindi mandala. Per la serie non mandala a dire, volendo fare una battuta per suscitare una risata. Cos'è il mandala? Per capire un po' quali sono le dinamiche che si mettono in moto nell'esercizio di questa disciplina. Allora, il mandala per me è stato, diciamo, quello che mi ha permesso di riscoprire una parte di me. Quindi attraverso, in particolare nel mio caso, è nato, tu sai che faccio quelle torte decorate in pasta di zucchero. Lei è una pasticcera straordinaria, bravissima, proprio brava brava. Però in particolare in questa espressione artistica, a un certo punto della mia vita io ho iniziato a visualizzare dentro di me delle forme e avevo proprio il desiderio di realizzarlo su queste torte. Ma non conoscevo niente del mandala, soltanto che erano i disegni fatti dai monaci tibetani durante le meditazioni. Però dentro di me io visualizzavo queste cose, quindi ho iniziato a creare queste torte dandogli una forma particolare. Io li creavo come se fossero dei templi buddisti, degli stupa, che non sapevo che cosa fossero. Poi più tardi, diciamo, nella mia vita sono riuscita a capire perché era arrivato nella mia vita questo strumento. Il mandala arriva quando nella tua vita c'è caos, è comunque un processo di individuazione. Jung dice che arriva per mettere pace laddove c'è il caos, ed è l'espressione della nostra anima, perché si esprime per archetipi. Quindi io, facendo un disegno, perché poi lavoriamo, diciamo, facendo un disegno all'interno di un cerchio, mi esprimerò con dei simboli in base al mio stato d'animo, che è quello della mia anima. Quindi nella stessa maniera in cui magari una persona che sta vivendo, non lo so, un lutto o un trauma, in un'altra parte del mondo si esprime nella stessa maniera, con gli stessi simboli, con gli stessi archetipi. Quindi è un linguaggio che fa parte dell'inconscio collettivo. Questa è una cosa curiosa, una cosa interessante. E abbiamo organizzato diversi laboratori espressivo-creativi per dare la possibilità a genitori con bambini, insomma, di potersi dedicare a questo momento di condivisione e di aggregazione. E poi anche dei laboratori di crescita personale. Io collaboro con un insegnante di Catania, Luisa La Rosa, che ha fatto del mandala, diciamo, la sua missione di vita, perché lei è un insegnante di scuola media e in 30 anni di esperienza ha usato il mandala nella scuola, peggiori scuole di Catania, Librino, Picanello, riuscendo con questo strumento a tirare fuori il meglio dai ragazzi, perché gli ha dato la possibilità di esprimersi. Quindi ha dato ai ragazzi la possibilità di esprimere la loro rabbia, di esprimere la tristezza, di affrancarsi da situazioni familiari particolarmente difficili. E quindi ho, diciamo, insieme a lei ho voluto dare un piccolo contributo alla mia città. Questa cosa mi piace, e io oggi ho voluto dedicare questa puntata perché Canicattì esprime in mille sfaccettature delle potenzialità che molto spesso tanti di noi sconoscono. Quindi ho voluto dare questo contributo a Chantal Beltrami, che al netto del fatto di essere un insegnante yoga è una persona positiva, quindi una gran bella persona, per cui questo passaggio andava consumato. In conclusione, volevo consumare il passaggio a proposito del tuo impegno presso la casa circondariale di San Cataldo, sì, che tu stai facendo attività lì. Vogliamo sinteticamente, sì, dire di che cosa ti stai occupando? Sì, ho portato lo yoga della risata all'interno del carcere.
che voglio dire, portare una risata all'interno di una casa penitenziaria, diciamo, è quasi un ossimoro, nel senso che cosa ci sarà da ridere all'interno di una situazione di cattività come Però il normalmente messaggio si è trova. quello, io trovo che questo sia, cioè tutti noi dobbiamo cercare di portare un semino di pace e di gioia nella nostra quotidianità e io attraverso questo strumento sto portando, diciamo, il mio semino di gioia all'interno Credo che sia una di quelle esperienze che porterai con te per tutta la Forte, vita, è è stata forte forte. perché naturalmente si entra magari con un po' di pregiudizio. Nel mio caso non c'è stato, mi sono sentita molto libera dal pregiudizio perché uno dei miei motti la mattina è quando mi alzo è quello di uscire fuori da ogni giudizio, quindi affidarmi a quello che la vita mi sta donando. Possibilmente accompagnato da una risata. Assolutamente Allora, sì. siamo in conclusione. Mi piace che tu possa dare un riferimento qualora la gente ti volesse, come dire, approfondire e in qualche modo partecipare a quelle che sono le tue iniziative. Sì, noi pratichiamo yoga presso la mia associazione che è Casa Cuba, si trova in via Lituania 1 a Canicattì. Avete una pagina Facebook? No, sul mio profilo Chantal Beltrami si trovano tutte le mie Perfetto. informazioni quando insomma creiamo degli eventi Va o bene, era comunque. giusto che noi dessimo questo riferimento affinché chi ti Grazie. cerca ti può trovare e ve lo consiglio perché c'era qualcuno che diceva vi seppelliremo con una risata dinanzi Guarda. a tutte queste brutture che molto spesso la vita ci propone, ridere a volte anche di noi stessi Assolutamente, principalmente. fa assolutamente bene. Chantal, grazie per essere stata con me, è stato Grazie davvero un piacere. Noi ora a telecamere spente ci faremo una gran risata insieme. Va bene? Stiamo già iniziando. Alla prossima.